Mi ha entusiasmato molto perché non è solo il progetto in sé che lo trovo molto qualificante e diretto davvero a sollevare la popolazione da tanti problemi di ansia o di depressione. Questo è e deve essere un progetto pilota, per cui chiaramente il mio auspicio è che si allarghi a tutte le farmacie private o pubbliche in tutta la provincia di Bergamo, quindi Bergamo stessa e provincia. La farmacia è diventata davvero la casa della salute e deve cercare di prevenire le malattie, non di curarle attraverso il farmaco, che non sempre è così efficace. Nel caso di depressione o ansie, troppo spesso si fa uso di troppi farmaci, che in realtà non servono, servono poco o a volte sono una spirale negativa. Quindi cercare di individuare quella piccola causa o quella grande causa che ti dà un disagio e prevenirlo o curarla attraverso un dialogo con la dottoressa credo che valga tantissimo, non a prezzo. Cui chiunque potrà telefonare al numero indicato sulla brochure e prenotare una consulenza psicologica, vedere accolto il proprio disagio e trovare lo spazio per pensare insieme ad una soluzione. Quindi chiunque stesse vivendo un momento di disagio psicologico di natura transitoria oppure maggiormente invalidante, può prenotare una consulenza e scegliere tra un pacchetto di due o tre incontri a costi accessibili. In questo modo speriamo di riuscire a combattere quello che è il pregiudizio e la vergogna che limitano tante persone nel rivolgersi ai servizi di salute mentale, a rivolgersi a figure come quelle dello psicologo, che in realtà devono essere viste come una risorsa.